Pace di Cristo a tutti gli ascoltatori di podcast Antioca. Questo ministero è sotto la responsabilità della Chiesa Antioca di Torino per l'edificazione ed esortazione di tutti coloro che lo ascoltano. Ogni domenica ci riuniamo per glorificare il nostro Signore Gesù Cristo. Invita qualcuno a venire alla casa dell'Eterno. Come è scritto in 1 Timoteo 2 verso 3, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Vi invitiamo inoltre a visitare il nostro sito www.antioca.it e di scaricare l'app Antioca. Segui la nostra pagina ufficiale Facebook Antioca Apostolic Church. Buon ascolto e Dio vi benedica. Amen, pace di Cristo, che Dio vi benedica, gloria sia il nome del Signore, e una buona serata in Cristo, oggi 28 maggio del 2019, insieme in collegamento dal podcast Antioca con la puntata delle sorelle. Ringraziamo il Signore, siamo in live, sono le 21 e 36 minuti in questo momento e vogliamo veramente ringraziare il Signore dopo una giornata alquanto difficile per tutti noi, e siamo qui insieme riunite nel suo nome e concentrate nella sua parola per ricevere una parola del Signore. E voglio subito iniziare con una preghiera e così possiamo proseguire con il programma. Grazie Signore Gesù, Signore ti ringraziamo, Signore, per come ancora oggi Signore ci hai guardato e sostenuto, Signore. Grazie per ogni mia sorella, Signore, che sta ascoltando e che ascolterà in un futuro questa puntata. Signore, sii tu a guidare le labbra della sorella che parlerà questa sera, Signore, nel tuo nome, Signore, affinché questa parola sia per ognuno di noi, Signore, affinché sia una parola rema per le nostre vite, Signore. Ti ringrazio, Signore Santo, per la vita delle mie sorelle, Signore. Continua a benedire, Signore, a restare con noi nel resto di questa serata, nel nome di Gesù Cristo, benedetto in eterno. Amen e amen. Gloria sia il nome del Signore, sorelle. Grazie ancora per permetterci di entrare nelle vostre case con questo sistema di speaker che potete ascoltare in qualsiasi momento della giornata e anche ripetere. E l'ascolto, gloria a Dio, e poter essere sempre aggiornate della parola veramente che il Signore può donare al suo popolo in continuità. Amen. Voglio subito passare la parola alla nostra sorella Maria, moglie del nostro pastore e della Chiesa del Signore qui in Torino. Il nostro pastore è Pedro Antonio Guzman e la sorella Maria, per chi non la conosce, vi invitiamo veramente a seguire anche il canale di Telegram con antioca.it e tutta la parola veramente viene pubblicata lì, e per le sorelle c'è antioca.org. Per la nostra edificazione personale, per ognuna di noi. E sorella Maria, a te la parola, pace di Cristo, che Dio ti benedica. Pace di Cristo, cara sorella Deborah, grazie per il saluto, grazie per la preghiera, gloria sia il nome di Gesù. E come hai detto tu, è stato un giorno abbastanza attivo, spiritualmente parlando, situazioni sono successe, il Signore sta sempre lavorando, sempre che ci prova, sempre che porta benedizione, perché tutto ciò che ci succede è per il bene, per coloro che amiamo Dio. E gloria sia il nome del Signore per tutto quanto. Oggi qua a Torino ha grandinato, ha fatto una grandine tremenda, e dopodiché nella lontananza si vedeva proprio un nero
come poche volte in 11 anni l'ho visto, proprio una cosa orribile, e venti molto forti, però la pioggia, la tempesta era in lontananza, non è arrivata verso dove eravamo noi, solo la grandine, e gloria sia il nome di Gesù, da queste parti che io sappia non è successo, non ci sono stati danni, sicuramente dalla parte dove si vedeva quel proprio buco nero, sicuramente i venti e la pioggia avranno causato qualche danno e sicuramente domani vedremo le notizie. Ma gloria al nome del Signore, che il Signore è in controllo di tutto. Neanche un passerotto, una foglia cade se non è con il suo consenso e per il suo proposito. E ringraziamo il Signore per questo. E questa sera non sarò io a parlare, ma una bellissima cara sorella nostra, la sorella Alessia Trisorio. Non sono stata io a chiederlo, e io avevo comunque nel cuore già da un po' il desiderio che le sorelle, praticamente del liderato, iniziarono a potessero iniziare anche loro a partecipare come espositrici o insegnando o condividendo un devozionale, un insegnamento e una meditazione del Signore. E lo sentivo fortemente, ma non mi osavo, non ero spinta a chiederlo. Ed è stata una bellissima conferma, per me una grandissima gioia e piacere. E quando la sorella Alessia si avvicinò a me e mi disse: io ho fatto questo studio, e è un po' lungo per metterlo come devozionale, e noi, ognuna di noi, abbiamo il nostro giorno settimanale per condividere il devozionale locale. E su Telegram, su Dorcas Antioca, e comunque la sorella mi disse: io ho questo, ma mi sembra un po' lungo, mi sembra un po' più studio che devozionale, e cosa ne pensi, sorella Maria? Allora io le ho detto subito, ho detto: no, sorella, condividi il tuo devozionale tranquillamente, settimanale. E questo lascialo come studio, appunto, e sii tu a darlo prossimo martedì. Ed è stato bellissimo, perché veramente è stato il Signore a mettere il volere, il sentire e a preparare tutto. Io sono la prima ad essere molto, come si dice, ansiosa in voler percepire dal Signore una parola rema da parte della sorella Alessia. Perché il Signore sempre parla, non importa quanto tu puoi leggere la parola di Dio, quanto tu puoi leggere uno studio, il Signore è vivo e il Signore parla. E gloria sia il nome del Signore per questo. Per cui non voglio togliere del tempo a ciò che la sorella Alessia condividerà con noi questa sera. Io vi saluto nel nome del Signore, nell'amore di Cristo, sorella Alessia. Abbi libertà nello Spirito Santo di Dio, che l'unzione del Signore sia su di te e che tu possa parlare con l'unzione del Signore, la sua parola, ciò che lui ha messo nel tuo cuore, e non fermare quello che il Signore, quando fluisca nel tuo spirito, il Signore, non lo fermare, che l'unzione di lui sia su di te, tu possa essere un vaso di onore nelle sue mani, per poter trasmettere il sentire del Signore, ciò che il Signore vuole parlare alla sua Chiesa. E a te la parola, sorella Alessia, e io vi ringrazio, vi saluto, dopodiché la sorella Alessia passerà la parola alla sorella Deborah e chiuderà con una preghiera. Ovviamente, se c'è un qualcosa, un sentire del Signore da parte della sorella Valentina, da parte della sorella e Deborah, prima della conclusione, prima della preghiera, sentite libertà di condividere. E se io sento in quel momento, alla fine, dire un qualcosa da parte del Signore, lo dirò. E se no, se non mi sentite, vuol dire che solo sto ascoltando, meditando,
digerendo e poi sicuramente avrò un qualcosa da parte del Signore condividere localmente o privatamente quando il Signore mi permetta farlo. E vi ringrazio, a te la parola sorella Alessia, pace di Cristo. Amen, grazie cara sorella Maria. Questa sera è veramente un onore, un privilegio poter essere qui e avere questo compito veramente importante che il Signore mi ha dato. E, come già diceva la sorella Maria, questo diciamo studio devozionale che il Signore mi aveva dato era praticamente un paio di giorni prima che dovessi dare il mio devozionale settimanale. Però ho notato che il Signore aveva parlato tanto e veramente era troppo lungo per un devozionale. Allora iniziai a scrivere quello che il Signore mi diede e giorno dopo giorno il Signore aggiungeva sempre un qualcosa e fino a che non è arrivato a darmi diciamo 3 pagine tra scritture e pensieri che il Signore veramente mi ha dato, e questa sera vorrei poter provare a condividere ciò che il Signore ha dato per prima a me, che il Signore ha parlato per prima a me, perché è una cosa che in effetti ho notato che è successo anche a me, e molte delle volte mi è capitato di trovarmi in queste situazioni, no? E, come diceva il titolo, tutti sappiamo che noi siamo degli strumenti nelle mani del nostro Signore, però diciamo che la nostra disponibilità è sempre purtroppo limitata, e, ci fermiamo veramente solo magari a dirlo con parole, no? Che siamo degli strumenti, ma per fare in modo che il Signore possa usarci come strumenti per la crescita della Chiesa, per il progresso del Vangelo, è necessario passare non solo alle parole, ma di passare veramente ai fatti. Partendo dal presupposto che noi senza Cristo, senza Gesù nella nostra vita non possiamo fare assolutamente nulla. Molte volte parlando tra credenti e nelle predicazioni si sente parlare di essere strumenti nelle mani di Dio e ci sentiamo esortati a lasciarci utilizzare da Lui per portare avanti i Suoi piani secondo la Sua volontà. E la Bibbia ci chiama collaboratori di Dio e chiama coloro che si affaticano per il Suo regno. In 1 Corinzi 3:9 la parola dice: noi siamo infatti collaboratori di Dio, voi siete il campo di Dio, l'edificio di Dio. E ancora in 2 Corinzi 6:1 dice così: ora, essendo suoi collaboratori, vi esortiamo a non ricevere in vano la grazia di Dio. Alcune metafore molto conosciute recitano che le nostre mani devono essere le mani con cui Cristo opera nel mondo, che la nostra bocca deve essere la bocca con cui Cristo parla nel mondo. I nostri piedi devono essere quelli di Cristo che portano la buona novella sulle vie del mondo, e così via. Spesso, toccati magari da una predicazione o da qualche lettura che noi leggiamo, offriamo al Signore la disponibilità di essere usati da Lui. E diciamo che siamo nelle sue mani, che lui ci può usare per fare quello che lui vuole, la sua volontà, per la sua gloria. Però quante volte noi abbiamo preso questo impegno con tutta sincerità, ma poi col passare del tempo il nostro entusiasmo si è alleviato, ci siamo, diciamo, questa voglia che c'era venuta, no? Che abbiamo detto: Signore, io mi impegno, questa volta lo faccio veramente a essere uno strumento, fa veramente che tu mi usi per la tua volontà. E poi magari dopo neanche 3 giorni o magari dopo neanche una settimana già non sentivamo più quello e ci siamo lasciati cadere, no? Ci siamo spenti.
E quante volte ci siamo accorti che è stata solo una cosa fatta a parole e non abbiamo proseguito con i fatti? A volte gli impegni di lavoro, i ritmi frenetici della nostra vita quotidiana ci fanno dedicare poco tempo al Signore e qualche volta ci lasciamo anche prendere dallo scoraggiamento e ci sentiamo fino in fondo al cuore dei servi inutili. E come dice in Luca 17:10, anche voi quando avete fatto tutto ciò che vi è comandato, dite, noi siamo servi inutili. Abbiamo fatto quello che eravamo in obbligo di fare. Il problema è che troppo spesso rischiamo di non fare neanche ciò che eravamo in obbligo di fare. E quel minimo servizio che noi dovevamo fare dimostra che magari siamo ancora vivi spiritualmente e non dovremmo essere degli scaldasedie, come veniamo al culto, ci sediamo giusto per scaldare la sedia. E io ho finito lì quello che dovevo fare. E qualcuno addirittura usa questo passo dei servi inutili per giustificare le proprie inadempienze, mancanze e per trovare delle attenuanti alla sua cronica pigrizia nell'impiego cristiano. Tuttavia, le parole di Gesù devono essere intese alla luce di un'altra sua affermazione, come dice in Matteo 25:23. Il suo Signore gli disse: bene, buono e fedele servo, tu sei stato in poca cosa, io ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo Signore. A volte la nostra inutilità ci fa prendere atto delle dimensioni della grazia di Dio, che ci rende partecipi di qualcosa di molto più grande dei nostri pensieri e delle nostre azioni. Ci fa capire che nella nostra carne non possiamo rendere niente a Dio. Giobbe 22:2 ci fa notare questa cosa. Può forse l'uomo recare qualche beneficio a Dio? Certamente il saggio reca beneficio a se stesso. Quale piacere ne riceve l'Onnipotente se tu sei giusto? E quale guadagno ne ha se la tua condotta è integra? Questo era Giobbe 22, dal 2 al 3. Poiché senza Gesù non possiamo fare nulla, come dice in Giovanni 15:5. Io sono la vite, voi siete i tralci. Chi dimora in me e io in lui porta molto frutto, poiché senza di me non potete far nulla. Le opere sono nostre, cioè quando scaturiscono dal suo desiderio di attivismo e di protagonismo, sono una nullità e dunque inutili. O meglio, quando noi vogliamo fare che innalzare noi stessi, non siamo nulla, le opere che facciamo non servono assolutamente a niente. E invece, quando facciamo il contrario, quando veramente mettiamo la nostra fedeltà nel servizio e nell'impiego che ogni credente deve manifestare nei confronti del suo Signore, allora lì sì. In quel caso la nostra inutilità viene inglobata dalla fedeltà, viene resa adatta dallo Spirito a perseguire gli scopi di Dio. Quindi lì veniamo veramente usati secondo la volontà di Dio. Allora lì verremo usati non per glorificare noi stessi, ma perché sia il Signore che si glorifichi attraverso le nostre opere. Quando noi partiamo quando vogliamo fare un'azione, ad esempio, facciamo l'esempio di questa sera. Io stasera sono qui a portare questo messaggio che il Signore mi ha dato, no? Se io veramente faccio questo perché do grazie, cioè per la grazia del Signore, veramente lo faccio per il Signore, allora forse questa cosa che io sto facendo può dare un frutto, magari qualche sorella veramente può essere toccata da questo, ma se io lo faccio perché voglio essere glorificata io, voglio che la mia carne vuole essere in qualche modo messa alla luce, anziché la luce del Signore, allora questa è una nullità, non serve a niente, non porterà un frutto, non è un'opera che sto dando al Signore, ma lo sto facendo solo per innalzare me stessa. Ed è completamente una cosa sbagliata, una cosa orribile davanti agli occhi del Signore. E veramente noi dobbiamo essere strumenti per glorificare
il Signore, non per innalzare noi stessi, perché non porterà assolutamente a niente, non avrà un frutto. E io prego che il Signore veramente possa parlare a ogni sorella, perché veramente è un argomento che sentiamo tante volte, no? Sì, essere strumenti nelle mani di Dio, fare la volontà di Dio, ma questo punto è veramente importante. Non dobbiamo farlo veramente per noi, per innalzare noi, ma veramente per portare una parola del Signore, il Signore che sta parlando, è il Signore che sta guidando. Quello che facciamo lo facciamo solo per Lui, perché senza di Lui non possiamo fare niente, siamo nulla. E ora vorrei farvi capire come possiamo essere questi validi strumenti nelle mani del Signore. Facciamo degli esempi. Uno strumento, un attrezzo, per essere valido, deve avere almeno tre qualità. La prima qualità deve essere perfettamente funzionante. Un attrezzo deve essere integro ed efficiente. Perciò deve essere costruito in un determinato modo, usando uno specifico materiale. Inoltre, a seconda della sua complessità, ha bisogno di una regolare manutenzione. Tipo un cacciavite, forse non avrà bisogno di tante attenzioni quanto la catena di una sega di un motore, o non so, tipo un computer. Ogni tanto deve avere una pulita del disco, non lo so, qualsiasi strumento, per far sì che sia efficiente. Dunque, se noi dovessimo paragonarci a degli strumenti, facciamoci questa domanda: siamo già perfettamente funzionanti? In tutta onestà, credo che la nostra risposta è no. E anche il materiale di cui siamo fatti non è un granché, visto che stiamo parlando di carne di peccato, con il cuore pieno della voglia di far del male, come dice la scrittura in Romani 7,14. Infatti, noi sappiamo che la legge è spirituale, ma io sono carnale, venduto come schiavo al peccato. E ancora in Ecclesiaste 8,11. Poiché la sentenza contro una cattiva azione non è prontamente eseguita, il cuore dei figli degli uomini è pieno di voglia di far male. Eppure la parola ci dice che noi eravamo morti nelle nostre colpe e nei nostri peccati. Efesini 2:1. Egli ha vivificato anche noi, che eravamo morti nei falli e nei peccati. La scrittura ci dice che noi eravamo incapaci di capire e di fare in Geremia 6:10. A chi parlerò e chi risponderò perché ascolti? Ecco, il loro orecchio è incirconciso e sono incapaci di prestare attenzione. Ecco, la parola dell'Eterno è diventata per loro oggetto di disprezzo e non vi trovano più alcun piacere. Tutto questo fa parte del nostro passato. Noi eravamo così, eravamo uomini che vivevamo nel peccato, eravamo uomini che vivevamo carnalmente, la nostra carne era un peccato unico. E infatti il verbo che sto usando è al passato, ma Dio ci ha resi capaci trasformandoci. Perciò la nostra conversione. Con la nostra conversione siamo diventati figli di Dio e dunque strumenti per il suo regno. Non abbiamo scuse. Tuttavia, questo non è ancora sufficiente perché è solo l'inizio. Fino a qui abbiamo solo parlato del materiale di cui è stato fatto questo strumento, ovvero noi. Abbiamo parlato della carne. Ma la carne, diciamo, questo strumento ha bisogno di una continua e regolare manutenzione, altrimenti si deteriora e alla fine non serve più a nulla e viene gettato via, come dice in Giovanni 15:1. Io sono la vera vite e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che è in me non porta frutto, lo toglie via. Ma ogni tralcio che porta frutto lo pota affinché ne porti ancora di più.
Giovanni sempre 15,6, se uno non dimora in me è gettato via come il tralcio e si secca. Poi questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e sono bruciati. In che cosa consiste questa manutenzione per un credente? In noi, no? Come questo cacciavite che non ha manutenzione, invece la catena o un computer ha bisogno di una manutenzione per continuare a funzionare, a essere un utensile efficiente ed efficace. Cosa per noi invece credenti, come possiamo paragonare questa manutenzione, no? E ho diversi punti che spiegano questa crescita. Innanzitutto, un credente per questa manutenzione deve avere una crescita continua. E in Seconda Pietro, ora leggerò Seconda Pietro, capitolo 1, dal verso 3 al verso 12. Possiamo capire cosa intendiamo per una crescita continua. Poiché la sua divina potenza ci ha donato tutte le cose che appartengono alla vita e alla pietà, per mezzo della conoscenza di colui che ci ha chiamati mediante la sua gloria e virtù, attraverso le quali ci sono donate le preziose e grandissime promesse, affinché per mezzo di esse diventiate partecipi della natura divina. Dopo esservi fuggiti dalla corruzione che è nel mondo a motivo della concupiscenza, anche voi, per questa stessa ragione, usando ogni diligenza, aggiungete alla vostra fede la virtù, alla virtù alla conoscenza l'autocontrollo, all'autocontrollo alla perseveranza la pietà, alla pietà l'affetto fraterno e all'affetto fraterno l'amore. Perché se queste cose si trovano in voi abbondantemente, non vi renderanno pigri né sterili nella conoscenza del Signore nostro Gesù Cristo. Chi invece non ha queste cose è cieco e miope, perché ha dimenticato di essere stato purificato dai suoi vecchi peccati. Perciò, fratelli, sforzatevi sempre maggiormente di rendere sicura la vostra vocazione ed elezione, perché facendo queste cose non inciamperete mai. Così infatti vi sarà ampiamente concesso l'ingresso nel regno eterno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Perciò non tralascerò di ricordarvi del continuo queste cose, benché le conosciate già e siete saldi nella verità che ora avete. Amen. Quando ho letto questa scrittura, conoscendola già, però vista in questo contesto, veramente ho detto: Wow, Signore, veramente fa in me tutto questo che tu dici, Signore, veramente aggiungi sempre di più dalla virtù alla conoscenza, all'autocontrollo, la perseveranza, la pietà, l'amore fraterno. Veramente, Signore, fa in me tutto questo, che io veramente possa fare ciò che tu hai chiesto, possa sempre aggiungere per una mia crescita spirituale queste cose, perché veramente questa scrittura mi ha toccato tantissimo e ringrazio il Signore perché io voglio essere così, non so voi sorelle, ma ogni pezzettino che leggerò ora, veramente facciamolo nostro. Io sono rimasta veramente molto colpita da questo. Continuando, oltre a una crescita continua, c'è l'obbedienza al Signore. L'obbedienza al Signore veramente è importante. E Giovanni 14,15: Se mi amate, osservate i miei comandamenti, dice la parola del Signore. In 1 Corinzi 7,19: La circoncisione è nulla e l'incirconcisione è nulla, ma quel che importa è l'osservanza dei comandamenti di Dio. E ci sono tanti altri versi che parlano dell'obbedienza del Signore. Un altro punto per questa manutenzione è la comunione continua con Dio. Giovanni 15,4: Dimorate in me e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé portare frutto se non dimora nella vite, così neanche voi se non dimorate in me.
Oppure in 1 Corinzi 1:9, fedele è Dio, dal quale siete stati chiamati alla comunione del Figlio suo Gesù Cristo, nostro Signore. Un altro punto per questa manutenzione è la nostra totale disponibilità a lasciarci plasmare, o meglio, modellare da Dio attraverso lo Spirito Santo. Galati 5:16, or io dico, camminate secondo lo Spirito e non adempirete i desideri della carne. Ancora in Efesini 5:18, e non vi inebriate di vino, nel quale vi è dissolutezza, ma siate ripieni di spirito. Un altro punto per questa manutenzione è attingere continuamente dall'acqua della vita, in modo che i fiumi di acqua viva possano sgorgare da noi per dissetare gli altri. Come dice in Giovanni 7:38, chi crede in me, come ha detto la Scrittura, da dentro di lui sgorgeranno fiumi d'acqua viva. Questi punti sono 1, 2, 3, 4, 4 punti, servono per la nostra manutenzione spirituale, per veramente far sì che il nostro corpo possa funzionare per il Signore, per essere usati dal Signore. Vi ripeto, questi 4 punti sono una crescita continua, l'obbedienza al Signore, la continua comunione con il Signore, la nostra totale disponibilità a lasciarci modellare da Dio attraverso lo Spirito Santo, 5 punti, scusate, e attingere continuamente all'acqua della vita, così che veramente possa sgorgare in noi quest'acqua per dissetare le persone attorno a noi, per chi veramente non ha la conoscenza del Signore. E noi, con quest'acqua che sgorga in noi, attraverso il nostro spirito, possiamo lasciar fluire questo e veramente possiamo, come dice la Scrittura, arrivare alle persone attorno a noi. Un altro punto per come poter essere validi strumenti, la seconda qualità che dobbiamo avere: uno strumento deve essere adatto allo scopo. Tutti sappiamo che non si può usare una forbice per stringere un bullone. Per stringere un bullone ci va l'attrezzo giusto. L'applicazione spirituale a questo punto è molto importante, perché ha a che fare con il servizio che noi abbiamo verso il Signore. Esattamente, non si può usare una morsa per avvitare una lampadina e non si possono usare i credenti per qualsiasi servizio nella chiesa o fuori di essa. Per farvi capire meglio, stiamo parlando dei doni che ognuno ha. Non tutti abbiamo gli stessi doni e non tutti nella chiesa abbiamo lo stesso compito. Come dice nella Scrittura in 1 Corinzi 12:4, vi è diversità di doni, ma vi è un medesimo spirito. Oppure in Efesini 4:16, da lui tutto il corpo ben collegato e ben connesso, mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture, trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte per edificare se stesso nell'amore. Se tutti insegnassero, chi andrebbe ad evangelizzare? Se tutti andassero solo ad evangelizzare, chi aiuterebbe quelli appena convertiti a crescere nella conoscenza degli insegnamenti della parola? E che dire poi dei doni di assistenza, delle opere pietose, del donare, dell'esortazione, eccetera, eccetera? Esattamente come sul banco da lavoro di un'officina ci sono molti attrezzi, così è anche nella chiesa. Il meccanico, l'artigiano, la cuoca, lo scultore, per fare un determinato lavoro prendono uno specifico attrezzo e non un altro.
Ad esempio, per impastare, di certo non possiamo usare la pentola con il mestolo, ma useremo un'impastatrice. Oppure per un esempio, aiutami un altro esempio. Oppure il cuoco per cucinare non potrà mai usare un martello o un cacciavite. Quindi tutti gli attrezzi sono utili, ma non vengono usati tutti nello stesso momento e nello stesso modo. Inoltre ci saranno alcuni che verranno usati con più frequenza. Nella chiesa sarà il caso della predicazione, quindi il nostro pastore è un attrezzo molto importante all'interno della chiesa. Ma non per questo vuol dire che gli altri che vengono usati meno, vuol dire che non sono da meno, nel senso sono da buttare via. Ognuno ha il proprio compito e tutti insieme svolgono come possiamo dire, Tutti insieme, tutti formando insieme la chiesa. riescono. Esatto, formando la Chiesa hanno appunto questo scopo, vengono tutti insieme e si può fare un qualcosa di giusto, di migliore, non solo una sorella ha bisogno di un qualcosa, magari una sorella c'ha un dono, una sorella c'ha un altro, ma insieme questo dono può essere ancora più forte, può essere ancora usato di più, può essere usato migliormente dal Signore attraverso di loro, e questo non so se si è capito molto bene. Andando in ordine, sì. Spesso l'artigiano può usare degli attrezzi che sono un supporto per altri attrezzi, come abbiamo appena detto. Una sorella può essere di supporto per un'altra sorella. Oppure un altro esempio, un boscaiolo che inserisce dei cuni di ferro nel ceppo di legno per poi battervi sopra con una mazza in modo da aprirlo con più facilità. Quindi una persona può usare un'altra persona per farlo in modo più facile. A prima vista può sembrare che gli attrezzi più utili siano quelli nelle mani della persona che li sta usando. Ma se non ci fosse la morsa, come abbiamo detto qua nell'esempio del boscaiolo, come farebbe l'artigiano a tenere fermo il pezzo? O meglio, per far capire meglio, se io facciamo un esempio all'interno della chiesa, facciamo l'esempio del pastore con il copastore. Se il pastore ha un'idea, anzi, anziché usare il copastore, usiamo la moglie del copastore. Se il pastore ha un'idea e ha bisogno di un qualcuno magari per portare avanti questa idea, come ad esempio il pastore ha fatto anche, se non sbaglio, l'esempio domenica in chiesa, che la sorella Debora è sempre a disposizione, no? Il pastore dice una cosa che lui vorrebbe fare. E usa questo strumento, ovvero la sorella Debora, per poter realizzare questo suo pensiero, questa cosa che lui vorrebbe fare, che ha sentito di fare. E quindi collaborando, cooperando, si arriva allo scopo. Infatti, la stessa cosa qua dice succede nella Chiesa. Ognuno di noi è adatto ad uno specifico scopo a seconda dei doni che il Signore ci ha dato e tutti abbiamo la responsabilità di portare il nostro contributo. Come dicevo prima, se tutti quanti insieme, avendo doni diversi, ci uniamo, perché ricordiamoci che noi siamo la Chiesa del Signore, quindi dobbiamo cooperare, dobbiamo collaborare le una con le altre. Portiamo il nostro contributo, non vuol dire che gioviamo solo noi di questo, ma tutta la Chiesa ne può giovare di questo, nel senso tutta la Chiesa gioisce in questo, può arrivare come abbiamo fatto con il multimediale. Dovevamo arrivare a uno scopo, a una meta per poter aiutare il multimediale, tutta la Chiesa si è messa in movimento.
per arrivare a questo scopo. Il terzo punto, per essere, come poter essere usati, come poter essere strumenti nelle mani di Dio, uno strumento per essere utile deve essere alla portata di mano. Penso che molti abbiano sperimentato la frustrazione di dover fare un lavoro manuale e di non trovare lo strumento che serve. Questa situazione molte delle volte ci fa innervosire, perché quando non riusciamo a fare un qualcosa, la prima cosa che ti viene è: non riesco a farla, adesso non la faccio più, non riesco, come posso fare? Quindi ci innervosiamo. L'essere a portata di mano per un credente significa rendersi disponibile ed essere utilizzato da Dio in ogni momento e in ogni circostanza. Un attrezzo che non si riesce a trovare è come un credente che non è disponibile. Spesso ci lamentiamo perché non vediamo frutti o risultati o benedizioni, ma prima di lamentarci, chiediamoci se siamo a portata di mano di Dio. O se invece lo facciamo solo parlando, ci lamentiamo soltanto. O meglio, prima di lamentarci con il Signore, dire: Signore, ma io, com'è possibile? Io prego, io digiuno, io qua, io là, e poi non vediamo quello che vogliamo vedere. Facciamoci questa domanda. Veramente ho pregato, veramente ho digiunato, veramente io, ho questo rapporto col Signore, sono veramente alla portata di Dio, che Lui quando mi dice un qualcosa, la sua voce per me è udibile, o faccio solo finta di sentirla, e quindi non penso che il Signore non sia vicino a me, non sia lì. Facciamoci questa domanda, non pensiamo solo a parlare, che vogliamo vedere subito i frutti, la benedizione del Signore, e poi ci lamentiamo perché il Signore non ce la dà. Facciamoci questa domanda: veramente io sono alla portata di mano di Dio? Sono veramente in comunione con il Signore? Un corpo funziona bene quando tutte le membra svolgono il loro compito, altrimenti si indebolisce. Efesini 4:16. Dal quale tutto il corpo ben connesso e unito insieme, mediante il contributo fornito da ogni giuntura e secondo il vigore di ogni singola parte, produce la crescita del corpo per l'edificazione di se stesso nell'amore. Chi ha ricevuto dal Signore deve dare misura di quello che gli è stato dato. È un principio biblico. Perciò rendiamoci disponibili per l'opera del Signore. Non importa se siamo un cacciavite, se siamo una pinza, se siamo una morsa o un microchip. Il Signore desidera che tutti noi ci impegniamo in base ai doni che ci sono stati dati. E se ancora non abbiamo conosciuto il dono che Dio ci ha dato, preghiamo, chiediamo al Signore di mostrarcelo per poterlo usare per la sua gloria. Cerchiamo perciò di essere sempre a portata di mano, per venire utilizzati dalle mani amorevoli e perfette del nostro Padre Celeste, manifestando gioia e allegrezza per il grande privilegio di essere strumenti di Dio. Questo, sorelle, è quello che il Signore veramente ha messo nel mio cuore. Il Signore veramente ha parlato prima a me stessa, perché a volte mi sono trovata in queste situazioni, no? Di dire: Signore, io sono un tuo strumento, perché io non vedo questo frutto? Perché non faccio l'esempio della mia famiglia? Io veramente con tutto il cuore desidererei la mia famiglia convertita, la mia famiglia salva, perché sappiamo che senza il battesimo, senza lo Spirito Santo, veramente sappiamo che fine fa il mondo. E invece noi che siamo stati scelti, noi che siamo stati veramente chiamati, che abbiamo veramente creduto in Cristo Gesù, veramente il Signore ci ha fatto questa grazia, il Signore ci ha donato questa benedizione, no? Di essere Suoi figli. Io vorrei tanto vedere la mia famiglia in Cristo, proprio io prego per loro, però forse dopo aver letto questo studio,
Non sono stata uno strumento ottimo nelle mani del Signore. Forse mi sono solo lasciata usare per il 10% e non per il 100%. E quindi magari il vedere la mia famiglia, il Signore dice tempo al tempo, ricordati che il tuo tempo non è il mio tempo. E veramente siamo degli strumenti giusti nelle mani di Dio. Veramente il Signore, cosa posso fare io per il Signore? Come posso operare io per Lui? Siamo circondati veramente da tante persone. Io personalmente, col lavoro che faccio, sono sempre a contatto con le persone e a volte mi rendo conto che il Signore mi usa, ma a volte non mi lascio usare. Oppure sono in una circostanza che una persona mi parla, c'è la possibilità, quindi, di poter parlare del Signore e a volte mi freno perché magari io penso di non essere in grado a parlare a questa persona o per magari paura di avere un rigetto da quest'altra persona. Ma dopo aver letto questo, io dico: Signore, perdonami, perché io veramente sono uno strumento nelle tue mani. Io non. Se tu mi metti in una situazione, io veramente devo saper come comportarmi, saper come parlare, saper come reagire, perché sono un tuo strumento, io non sono, sono nulla. Alessia è come se non esistesse, non sono Alessia, io sono l'Alessia del Signore, non l'Alessia di questo, di questa terra, diciamo, no? Veramente, sono, ringrazio Dio per questo perché il Signore arriva sempre in tempo. A me ha parlato tanto in questo, scrivendo questo. Tutte le scritture che il Signore mi ha dato sono rimasta veramente colpita perché tutto è venuto da quando, non so se le sorelle si ricordano, la sorella, se non sbaglio, Tina Caracciolo aveva portato in una conferenza, cioè avevamo avuto questa conferenza Skype, questo incontro nazionale, e io l'avevo ringraziata dicendo: grazie sorella per come ti lasci usare dal Signore, sei un prezioso strumento nelle mani del Signore. Quando ho scritto quella frase, ho detto: wow, uno strumento! E subito quella notte il Signore ha iniziato a parlarmi dello strumento. E sono andata, comunque io uso tanto internet quando il Signore mi parla, no? E sono andata veramente a vedere varie scritture che parlava di questo e il Signore mi ha dato tutto questo da una semplice parola che è strumento. E veramente sono rimasta scioccata, tra virgolette, quando dal telefono ho passato tutto questo materiale al computer per potermelo stampare per non stare ora col telefono in mano e sono uscite 3 pagine. Allora lì mi sono accorta: wow, quanto veramente il Signore parla giorno dopo giorno. E noi magari scriviamo, almeno io ho l'abitudine di fare così: quando il Signore mi parla, scrivo un qualcosa e poi magari giorno dopo giorno aggiunge, 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 alla fine. La sorella Valentina è qui testimone, veramente sono rimasta scioccata, ma contenta, nel senso grazie Signore perché mi hai dato tanto, grazie Signore perché mi hai fatto capire veramente quello che io dovrei essere per te e io prego che si sia potuto capire, che sia potuto. Perdonatemi se magari non sono stata molto chiara, però non è facile essere da questa parte, nel senso è un compito. Io ho sempre detto alla sorella Maria: io ringrazio Dio per come usa veramente i suoi servi, perché non è facile portare un messaggio che il Signore dà. È un compito veramente difficile. Infatti, quando uno si trova nel momento in cui deve farlo, dice: mamma mia, Signore, come devo fare? Ma se poi non si capisce, ma se poi così, ma se poi cos'ha. E io posso dire che oggi, cioè questa sera, mi sono sentita veramente uno strumento nelle mani del Signore.
E questo è quello che avevo nel cuore. Sorelle, vi esorto veramente, sorelle, a pregare, a chiedere al Signore veramente di usarvi per la sua opera, di usarvi secondo la sua volontà. Non è innalzare voi stesse, non è per innalzare me stesse, ma veramente per innalzare il Signore, veramente essere uno strumento. Non, ripeto, non per innalzare se stessi, ma essere uno strumento veramente nelle mani del Signore, veramente lasciamoci usare da Lui, lasciamo che sia Lui a guidare tutto, lasciamoci usare totalmente da Lui, annulliamo noi stesse. Io prego che il Signore possa fare questo in me, chiedo perdono al Signore perché fino ad oggi magari non sono stata quello strumento che Lui voleva e io chiedo al Signore di essere usata, di continuare a essere usata veramente come Lui vuole. E sorella Deborah, passo a te la parola. Che Dio vi possa benedire, sorelle, vi amo, un abbraccio immenso. Collaboriamo, sorelle, siamo strumenti che devono lavorare insieme per esortare la Chiesa, per arrivare veramente al di fuori delle mura alle mura della nostra casa, per veramente dobbiamo portare l'amore di Cristo al di fuori di noi, che quell'amore possa veramente uscire da noi, l'amore di Dio, le altre persone possano veramente vederlo. Quindi lasciamoci usare da Lui, che Dio vi possa benedire. La sorella Valentina è qui vicino a me, mi dice che voleva aggiungere. Voleva parlare, voleva aggiungere un qualcosa. Passo allora la parola alla sorella Valentina. Amen, pace di Cristo. Amen, pace di Cristo a tutte, sorelle, che Dio vi benedica. Come prima cosa ringrazio il Signore per aver utilizzato la sorella Alessia per questo bellissimo studio. Veramente ti ha usato grandemente. E niente, io oggi, vabbè, è stata una giornata molto difficile, pesante. Però io sempre chiedo al Signore di poter essere usata da Lui, in questo caso uno strumento nelle sue mani. Però ovviamente c'è tanto da lavorare. Solitamente sono una persona calma, nel senso poche volte perdo proprio l'autocontrollo, ma oggi devo chiedere perdono al Signore. Ho chiesto perdono al Signore, chiederò ancora perdono al Signore con tutto il mio cuore, perché penso che nella mia vita c'è sempre stata una grande pietra d'inciampo, quello che cioè, penso che sia l'unica cosa che veramente mi è difficile superare, che è la situazione con mio papà, che veramente negli anni il Signore mi ha aiutato tanto a superare, a modellare prima me, a modellare il mio atteggiamento verso di lui. Sicuramente ho ragione perché mio papà negli anni me ne ha combinate veramente tante, a me e alla mia famiglia, e continua ancora ora. Però quello che oggi capisco, che devo capire, che dobbiamo capire, è che essendo figlia di Dio, conoscendo Lui, conoscendo la Sua parola e conoscendo tutto quello che Lui ci insegna, ovviamente dobbiamo avere un atteggiamento diverso. E così negli ultimi periodi, negli ultimi anni, da quando conosco il Signore, ho cercato piano piano di continuare ad amarlo perché la mia rabbia era fortissima verso di lui, però ultimamente gliel'avevo anche detto una volta in videochiamata che l'ho sempre amato, che lo amo ora e lo amerò per sempre perché comunque è sempre mio papà. Però che io
Grazie al Signore, non condivido la sua vita, non condivido il suo modo di pensare. Lui sembrava di averlo capito, però oggi, essendoci stato questo episodio di mio fratello in ospedale, sono dovuta andare, sono corsa in ospedale con mio marito per pregare per lui. Ovviamente ho incontrato la compagna di mio padre, che io avevo solo incontrato una volta in un episodio, ma che non ho mai parlato con lei, è una persona che io non conosco. Però già prima di arrivare in ospedale dicevo al Signore: mi devo sforzare a non trasmettere questa cosa, perché comunque questa persona, questa signora, io so che lei non c'entra niente, nel senso che comunque una signora che ha conosciuto mio padre da poco tempo, comunque ha trovato mio padre solo, lei comunque è una brava donna, da quello che dicono, io non la conosco, però non riesco, cioè io ho un muro proprio davanti, però nonostante ciò mi sono sforzata a non dargli del lei, cioè quando l'ho vista ho detto buongiorno alle signore a fianco e l'ho guardata in faccia e gli ho detto ciao. E poi ho parlato con il bambino perché lei aveva il mio nipotino lì a fianco a lei, ho parlato con il nipotino, poi abbiamo pregato per mio fratello, siamo stati con mio fratello e poi al momento di andare via l'ho risalutata con un ciao e niente di che. Comunque, per accorciare il tutto, oggi è arrivata la mia pietra d'inciampo, diciamo così. Mio padre mi chiama. Sembra che ogni volta che io voglio fare un passo in più, proprio qui in buona fede, nel senso con amore, arriva la cosiddetta prova, non so. Ho un nemico che vuole stuzzicarmi, comunque mi insulta, a parte gli insulti che vabbè, possono ancora andarci, nel senso che li faccio passare, però mi dice proprio determinate parole che proprio per me sono ferite al cuore. Sentire più che altro un papà. Alleluia. Oh, uscita la candela. Un papà che non è un papà. A me fa tanto male questo. E comunque il Signore stasera mi ha rimproverato perché non ho resistito. La delusione è stata troppa e ho cominciato a rispondergli anch'io e poi ho chiuso il telefono perché mi sono resa conto che comunque in Cristo non si può rispondere in questo modo. Nonostante tutto quello che mi abbia detto. Perché solo non avevo parlato con la sua compagna, comunque una sciocchezza, però il fatto è come si comporta lui. Comunque per me è stata una prova non superata, chiedo perdono al Signore, perché so che mio padre comunque la sua vita è guidata solo dal nemico, gliel'abbiamo detto in tutti i modi, stanno i figli, continuare a pregare, perseverare. Penso che manderò un messaggio a mio padre, per chiedergli perdono magari per il mio atteggiamento, anche se non dovrebbe essere così, ma il Signore mi dice così e io lo farò, però ovviamente
Io continuo nella mia strada, nell'amare Cristo e non nel condividere quello che lui fa, quello che lui dice, quello che lui crede. E niente, questo ho voluto dirlo solo perché, per far capire come il Signore, magari già da tempo che sta preparando queste parole. Tramite la sorella Alessia, magari per arrivare al giorno giusto e insegnarmi che non dovevo andare così. Ringrazio Dio per tutto, come lui veramente è un ottimo padre, è un ottimo, un signore splendido. Sono onorata di essere stata scelta da lui. Non è mai abbastanza quello che faccio per lui e spero che lui mi dia maturità, sapienza, autocontrollo e amore verso gli altri. Questo è tutto, che Dio vi benedica, care sorelle. Passa la parola alla sorella Deborah. Pace di Cristo a tutte. Amen, pace di Cristo, grazie sorella Alessia, gloria sia il nome del Signore per questa splendida parola. Prima però di concludere, grazie ancora sorella Valentina per questo condividere questa testimonianza, questo tuo sentire inerente a questo, che possa essere di insegnamento per tutte noi. Amen. L'unico scopo veramente che il Signore ci chiede è di condividere, di testimoniare, veramente per insegnarci e per insegnare, amen, di un qualcosa che il Signore ci parla, di un qualcosa che il Signore ci fa sentire. Può essere sempre in tempo per qualcuno che sta ascoltando. Voglio passare la parola a sorella Maria che mi chiedeva la parola e poi concluderemo. Sorella Maria. Amen, amen, sorella Deborah, grazie. E prima di tutto voglio ringraziare il Signore per la parola che ha condiviso la sorella Alessia, per la testimonianza della sorella Valentina. E è importante capire i principi che la sorella Alessia ha condiviso, perché molte volte vogliamo essere usati dal Signore, però, come diceva la sorella Alessia, magari per paura al rigetto o per non sentirci capaci, e non lasciamo fluire l'unzione del Signore. Ma una cosa dobbiamo avere in mente: ogni volta che noi ci troviamo in situazioni o con persone, dobbiamo ricordare sempre che se siamo in quella situazione e siamo circondati da certe persone, è perché il Signore ci ha capacitato, ci ha preparato per poter affrontare, per poter essere la sua bocca e poter essere quei strumenti nelle sue mani. Se il Signore permette situazioni o persone, è perché Lui vuole usarci, perché ci ha preparati e confida in noi nel poter farlo, perché conosce il nostro desiderio di voler servirlo. Conosce il nostro desiderio di voler essere usati da Lui. E questo è importante, in modo che quando il nemico viene nella nostra mente e ci piano piano ci fa sentire nella mente che non siamo capaci oppure ci rigetteranno, ricordiamoci: il Signore, prima di tutto, è con noi, secondo, ci ha capacitate. Terzo, se siamo vituperate o rigettate per amore del Signore, abbiamo un premio. E questo si collega alla testimonianza della ex induista, che è stata potente quella testimonianza che il nostro pastore ha condiviso su Dorcas Antioca. No, è Dorcas Spagnolo, mi sembra, sì, spagnolo perché. Sì, perché dall'inglese è tradotto allo spagnolo. E questo ce l'aveva condiviso la sorella Cristina In Luongo,
Bellissimo, bellissimo, perché lei parlava appunto di questo, se tu puoi sopportare o anzi dare il benvenuto al rigetto, quella è una grande vittoria, una grande liberazione e potrai veramente essere usata come strumento nelle mani del Signore. Non dobbiamo avere paura al rigetto, assolutamente. Dobbiamo essere convinte chi siamo e a chi serviamo. La testimonianza della sorella Valentina mi ha toccato molto il mio cuore perché sono situazioni difficili. Prima che lei andasse all'ospedale, lei mi chiamò e mi chiese e io gli disse, sorella, il Signore permette queste situazioni per vari motivi. Tutti i motivi non li sappiamo, ma una cosa so che il Signore ti userà e tu potrai essere usata dal Signore anche senza dire una parola, non necessariamente dobbiamo parlare. E comunque il Signore sa come si è usata in quell'ospedale dalla sorella Valentina, che poi per amore di Cristo altri ci accusino, ci maltrattino perché magari non abbiamo agito in un certo modo, ma in un altro, questo è un'altra cosa. Appunto, per amore del Signore, certe cose non si fanno, ovviamente questo porteranno un rigetto, no? Che poi uno possa superare il reagire o no, queste sono prove che ognuna di noi dobbiamo superare. Non finiamo mai di essere provate, non finiamo mai di avere l'opportunità di essere provate. Io mi trovo dopo tanti anni di convertita e trovo che ora è un tempo per me di provare veramente il carattere di Cristo in me, tutto ciò che tutti questi anni ho imparato e che magari certe cose pensavo che erano superate, però il Signore permette situazioni dove io devo proprio avere il carattere di Cristo e tante volte. E ancora adesso fallisco in tante aree, in tante cose, che comunque il Signore continua a parlarmi e continua a modellarmi sono ostacoli da superare. E noi siamo come gli atleti, e gli atleti in una corsa dove ci sono degli ostacoli e dobbiamo superarli. E gloria a Dio, che le sue misericordie sono nuove ogni mattina, si rinnovano e abbiamo l'opportunità. Ogni giorno di essere provati un'altra volta dal Signore e poter superare degli ostacoli. E io ti incoraggio, sorella Valentina, a fare quella chiamata importante. So che la farai, so che la supererai. Tu sei una donna che ami il Signore, hai il cuore per il Signore. E sorella Alessia, grazie veramente. Ho sentito proprio il fluire dello Spirito Santo, l'unzione del Signore su di te. E questo è bellissimo poter essere usata in questo modo dal Signore. So che dopo questo che ti ha dato il Signore, tu sarai ancora più sicura nel Signore del poter aprire la tua bocca, come hai detto tu, con tante persone attorno a te che per il tuo lavoro trovi giorno dopo giorno. E ricordatevi questo sempre. Sorelle, se il Signore ci mette in situazioni o attorno persone è perché Lui ci considera capaci, perché Lui ci ha capacitato e Lui ci ha donato ciò che abbiamo e Lui vuole usarci. Per cui non abbiamo paura perché basta aprire la bocca e tutto il resto fluirà da solo. Lo Spirito Santo prenderà il controllo e tutto andrà a fluire in un modo armonico. Lui ci dirà quando fermarci, quando continuare e cose belle sperimenteremo
nel Signore, strani, totali strani che non avevamo visto mai. Li vediamo piangere davanti alla presenza del Signore per una parola che il Signore può dare tramite noi. E tante cose, testimonianze che abbiamo vissuto e abbiamo visto e abbiamo ascoltato nella Chiesa del Signore, e che continueremo ancora di più, perché sento che il Signore sta per spalancare le porte e portare tutte quelle anime che Lui ha in questa città, che Lui ha scelto, che Lui sta chiamando. È stato un tempo di preparazione, continua a essere un tempo di preparazione per noi sorelle nella chiesa locale, e so che il Signore sta formando il carattere di Cristo, sta fortificando delle sorelle tramite nelle situazioni che stanno vivendo, sta dando intendimento, sta dando rivelazione. Perché? Perché abbiamo bisogno di un bel team, un bel equipo per poter far sì che siamo unite, siamo pronti per ricevere tutte le anime che il Signore sta per portare. Per cui io vi ringrazio, sorelle, è stato veramente di grande edificazione. E per chi non ha ascoltato la testimonianza dell'ex della sorella ex induista, ascoltatela su Telegram, Antioca Spagnolo, Dorca Spagnolo, è importante. E anche se non parlate spagnolo, se capite un pochino dello spagnolo, provate ad ascoltare, e io sono sicura che il Signore vi darà l'intendimento, perché è di grande, grande edificazione. E questo, penso che tutto si collega, tutto, tutto è collegato. Siamo nuove creature in Cristo, il vecchio è passato, il nuovo, tutto è fatto nuovo, e abbiamo una grande opportunità per ricominciare da capo. Pace di Cristo, sorella Deborah, a te la parola, buona notte, buon riposo. Amen, pace di Cristo, sorelle, gloria sia il nome del Signore. Allora vogliamo chiudere questa puntata nell'amore del nostro Signore Gesù Cristo. Non restiamo solo col desiderio e col dire voglio essere usata dal Signore, ma veramente lasciamoci usare. Amen. Non rimaniamo con lo strumento impolverato, magari messo lì, che non vogliamo, che abbiamo paura, no? Di essere prese, di essere usate. Ma veramente dalla minima cosa alla più grande cosa, al servizio per il Signore. Che Dio vi benedica, una buona notte nel Signore. Vogliamo chiudere con una preghiera. Grazie ancora sorella Alessia, sorella Valentina, sorella Maria e tutte le sorelle veramente che questa sera sono state in ascolto con noi. Grazie Signore Gesù, Signore ti ringraziamo, Signore, per come hai guidato questa serata, Signore, per come hai guidato la tua parola, Signore, per come hai guidato le nostre sorelle, Signore, le tue serve, Signore. Grazie per ogni cosa, Signore, ti chiedo di guardarci, Signore, nel resto di questa notte, Signore, veglia su di noi, Signore, veglia sulla tua chiesa, Signore, veglia veramente sui tuoi figli, Signore, scelti per te, Signore, fortificaci, Signore Santo, alleluia, portaci avanti, Signore, in valore ogni giorno, Signore, che tu ci doni, Signore. Grazie, Signore, grazie per ogni mia sorella, Signore, veramente dal nord al sud, Signore Santo, siamo, Signore Santo, veramente posati dinanzi a te, Signore, il gruppo di Torino Nord, il gruppo di Torino Sud, il gruppo di Torino Centro, Signore Santo, alleluia, sii tu veramente a formare un qualcosa di grande in noi, Signore, per testimoniare la tua gloria, la tua grandezza e la tua potenza, da ora e per sempre, nel tuo santo nome, nel nome di Gesù. Amen. E amen. Pace di Cristo, sorelle, che ti benedica, una buona notte, Signore.